Alessandro D'Alessandro, come il suo strumento, non ha un'età precisa. Chi lo conosce da molto tempo giura che è rimasto identico negli anni, e stiamo parlando di gente che lo conosce dal 1820. È quindi probabile che ci troviamo di fronte a una figura mitica della quale dobbiamo imparare a fidarci e insieme, come è doveroso fare nei confronti del mito, a diffidare. Io, per quel che mi riguarda, cerco di tenermelo buono. Quando mi ha proposto di lavorare insieme, ho detto immediatamente di sì. Questo è Alessandro D'Alessandro, io sono Davide Riondino e cerco di conversare col mito in questione e col suo oggetto magico, questa cosa che ha inventato lui, credo, no? Queste due scatole unite da una sciarpa che compongono l'organetto. Io direi di fare così, di sentire, per cominciare, un brano di organetto trattato che ci introduce al vasto tema dell'organettistica. Dopodiché conversiamo. Bene? Prego. Thank you.
molto bello. Forse tra i più belli azzurri che abbia mai sentito, devo dire. Dovresti farlo, immagino che Conte. Grazie. Prima o poi dovrà sentirla questa cosa. Perché c'è questa apertura dolce, larga dell'inizio, poi tutto questo, questa riflessione ritmica, e alla fine ritorna questo volo indietro nell'infanzia, che è la canzone Azzurro, che è una delle rare canzoni in cui il testo e la melodia si sposano perfettamente, quella specie di dissonanza un po' meridionale che ci hai messo. Forse perché per te l'infanzia a cui si torna non è esattamente l'azzurro di Paolo Conte di Asti, ma forse di dove vieni tu? Ma io vengo da un paesino che si chiama Coreno Ausonio. Coreno Ausonio. Che tutti conosceranno. Sì, via degli Ausoni, è quella roba lì. E comunque lì, sicuramente ci staranno seguendo. Da gli Ausoni sono tutti, sono un popolo seguendo, fiero e combattivo, che suonava fin dai tempi antichi l'organetto, solo che non c'erano gli organetti. Esatto. Suonava in realtà Coreno è sugli Aurunci. Di fronte Aurunci, agli Ausoni. E gli Aurunci anche loro suonavano. È l'ultimo paese della provincia di Frosinone, e dopo c'è la Campania praticamente, quindi è esattamente tra Cassina e Formia. Ho capito. Bello. E in realtà a Coreno c'è una grande tradizione dell'organetto, quindi io ho iniziato a suonarlo il da paese. Bambino, verso 9 anni. Ah, sì. Infatti è uno strumento che viene dalla tradizione popolare, assolutamente questo qua. Sì. Sì. E niente, sì, ci ho voluto mettere sempre un po' della mia influenza, come dire, nord napoletana, perché sì, siamo quasi napoletani del nord per quanto siamo nel Lazio. Siete gli Aurunci. Siamo gli Aurunci. Gli Aurunci. E questo qui quindi l'hai imparato in paese, quindi la tua formazione è di musico di paese. Sì. E poi dopo? Ho iniziato a suonarlo come tutti i ragazzi del paese, quindi in maniera totalmente anarchica, anarchica, istintiva e spontanea. E poi vabbè, poi ho avuto una bellissima esperienza da adolescente, che sono entrato in questa orchestra che adesso è diventata l'Orchestra Bottoni, con la voce di Antonella Costanzo, che è una grande big band di organetti. Ma era una orchestra giovanile molto attiva, quindi ho girato dai 14 anni in poi per l'Italia, per l'Europa, e ho collaborato con un po' di artisti. Giovincello, quando ancora non pensavo che diventasse il mio lavoro. E poi a un certo punto mi sono ritrovato a suonare l'organetto per lavoro, senza saperlo, anche perché era una cosa che bene o male mi riusciva bene, quindi cioè, non sembrava neanche un lavoro, quindi. Esatto, non sembrava neanche un lavoro. E quando è che hai cominciato a pensare che poteva essere abbinato a questo mondo della musica contemporanea, del jazz? Ma guarda, è sempre stata una mia, il mio pallino personale, anche da bambino, quando suonavo uno strumento più piccolo, perché poi magari parliamo dell'evoluzione di questo strumento, l'organetto nasce come uno strumento un po' limitato dal punto di vista armonico, e quindi anche quando suonavo uno strumento più piccolo, a 8 bassi, questo è un 18 bassi e 3 file, mi mettevo dietro lo stereo, e quindi qualsiasi cosa passasse la radio io la suonavi con l'organetto, andavo dietro. Però non c'avevo le note, quindi a un certo punto sta cosa, sempre che quando mi rapportavo, iniziava a diventare un po' più grande, mi rapportavo agli altri musicisti e vedevo sempre che facevano più note di te, facevano più note, ce l'avevano proprio più note di me seccante, e quindi ho detto no, ma in realtà già da molti anni esiste uno strumento cromatico, certo. E quindi insomma io ci ho suonato di tutto, questo strumento, ho suonato classica, ci ho suonato jazz, la differenza è tra quello 8 e quello a 18? 18, c'è cioè 12, adesso questo ne stanno facendo anche di più grandi, un pianoforte praticamente, è uno strumento comunque in evoluzione, quindi sta per il quale però tutto sommato, mentre il bandoneon, magari ne parliamo un po' più avanti, sì, di queste cose qua, ancora non c'è una letteratura sviluppata specificamente su questo strumento. Tu sei, diciamo, un'avanguardia, stai creando la grande, sei il Piazzolla dell'organetto. No, assolutamente, ci sono grandi organettisti in Italia e all'estero che hanno fatto la storia di questo strumento, e chi magari nel filone più tradizionale, chi nel filone più di ricerca. Io penso che per me è uno strumento, questo è il senso. Troppo spesso io devo dire che quando mi dicono sai, faccio il musicista, che strumento suoni? L'organetto. Okay, allora, allora quindi già iniziato, beh, tu che suoni, tu che tamburo, suoni, hai capito? Allora non vale. E invece io gli dico, quindi sono costretto a dire suono l'organetto, però devo ma subito dare tasti qualcosa. Però si può suonare di più, perché alla fine poi mi sono ritrovato nel tempo in contesti altri, non solo della musica world.
anzi, ultimamente ne frequento molto più altri lidi. E quindi, appunto, da lì l'idea di aggiungere l'elettronica e Certo. poi questo strumento che l'ho ribattezzato organetto preparato, proprio per questo Preparato lì. che c'è anche quello impreparato a Esattamente, scuola. esattamente. Lei è impreparato come un organetto, Quindi si per dice. darmi un tono ho detto, vabbè, questo lo Prepariamo. mi prepariamoci. Ciò significa che tutti i suoni che tu esponi con quelle tastiere usando i piedi come le mani, devo dire in qualche modo, sono suoni originali del tuo organetto, Sì, non tutto quello sono che... MIDI. No, non c'è niente di... Tutta l'evoluzione, la ricerca che avviene, applico degli oggetti come è stato, per esempio, Sì, ho questa è una tavoletta di visto, compensato con dei interessante. magneti che a un certo punto è diventata la mia percussione. Quindi poi, insomma, l'effettistica, le loop station, questo è diventato una prolunga. Però la cosa importante è che questi, per esempio, questo ci tengo a dirlo, questi Quanti sono i sono? campanelli. Questi campanelli sono quelli che ho ereditato da mio nonno. Perché nel mio paese si usano nella danza tradizionale e si mettono Ma qua, non tutti i giorni, non tutti i spero, no. giorni, Ho soprattutto nel periodo di carnevale. E capito. quindi mi porto dietro un po' della mia Un po' origine. del nonno anche, il Esatto. nonno degli Aurunci. Esattamente. L'Auruncio quindi vibrava, scampanellava. Si sentiva questo scampanello, arriva gli Aurunci, si capiva anche da quello. Bene, però io credo che ci sia una cosa importante qua, cioè che uno strumento così semplice, così tradizionale, così abituato, in genere uno se lo immagina per le feste, il saltarello e quant'altro, si dilata in vari tipi di ricerca e tu la applichi alla canzonetta, questa dilatazione. Tu Esatto. dici che la musica leggera è un ottimo punto di partenza per questo arricchimento. E ce ne sono due. Una di Elvis Presley e un'altra di André, una vagamente arabeggiante, che si chiama Yamina, se non erro. E l'altra di Presley, non mi ricordo come si chiama, però è di Presley. Vabbè. Can't help following love. Che ormai, cioè, la conoscono pure. Certo, conoscono tutti, anch'io la conosco. Esatto. E la suonava tuo nonno già ai tempi con i Assolutamente, campanelli. assolutamente. E quindi facciamo queste due canzoni. Le fai di seguito una dopo l'altra, così sentiamo la gamma. Thank you.
Beh, molto bello, sì. Devo dire, c'è questo disco che è uscito, perché questo è anche il motivo per cui siamo qui a conversare. Questi brani che ci fai sentendo, e cominciamo a capire come dagli Aurunci in poi si sia allargato il ragionamento del nonno, e lo strumento si mette a cimento con molte cose diverse, con cose statunitensi, con cose mediterranee come quelle che abbiamo sentito, con il pop, il popolare sognante di Conte, con quella che è di jazz, e vediamo adesso quello che succede se lo applichi direttamente al folk, dell'elaborazione del folk. Ma questo disco è un disco, ci vuoi dire qualcosa? È molto bello, c'è una copertina di Staino, sì. Di Sergio Staino, sì, sì. Con un signore che suona l'organetto, disegnato molto male da Staino, ma non possiamo pretendere troppo. E dei bei interventi di Maurizio Agamennone, il professore, sì. Di etnomusicologia, molto bravo, con cui io peraltro mi sono anche laureato con lui, pensa a te ragazzi, sono sì, laureato. Laurea tardivissima, ma siccome ero rimasto indietro in qualche esame nel secolo scorso, ho detto durante il Covid, sai che fa? Io li ripiglio e mi laureo. E ho fatto questo un paio d'anni prima e durante il Covid mi sono laureato. Ah, auguri. Col professor Agamennone in etnomusicologia. E adesso mi specializzo, ogni due anni mi rispecializzerò su qualcosa finché non mi ammazzano. E trovo molto bello studiare e prepararsi. E Agamennone è uno dei più esperti di queste cose qua. E ha scritto un bellissimo piccolo saggio su questo strumento, no? E sulla necessità che ha questo strumento di cimentarsi. Comincia praticamente adesso a fare il suo grande viaggio cimentandosi un po' con tutte le modalità della musica. No, ripeto, devo dire ci sono stati altri colleghi precursori che hanno fatto. No, il concetto che a me piace, secondo me, in cui adesso lo strumento è importante, ma inizia a essere importante anche lo strumentista, no? Che è un po' quello che avviene per tutti gli altri strumenti. Sì. Secondo me è importante che poi ogni strumentista, diciamo la leva dell'organetto moderno è andata molto avanti in tutta Europa, però ognuno è riconosciuto per un suono, per un approccio. Io per un discorso anche proprio di lavoro cercavo sempre di approcciarmi ad altri mondi, molto a quello della musica della canzone d'autore, della musica sì. anche leggera. E quindi ho sempre ricercato un suono che potesse essere più compatibile con mondi più variegati possibili, ecco, perché certo. era un bisogno sia personale che proprio pratico. E quindi per questo l'idea delle canzoni, perché credo che sia un tema talmente universale, certo. Anche perché poi secondo me la forza della canzone è che si può leggere su molti livelli. Molti musicisti come me ne leggono soprattutto la parte musicale, no? Cioè la parte della melodia, la parte della possibile evoluzione armonica, che è quello che ho cercato di tirare fuori poi in questo disco. Tanti jazzisti hanno fatto questo tipo di operazioni, certo. Insomma, nel corso del tempo. Appunto, io ho pensato di fare un mio primo disco interamente da solista proprio al contrario, quindi partire da temi anche molto noti come Azzurro, il pezzo di Elvis e questi altri tutti gli altri, molti altri che ci sono nel disco, ma proprio lì fare una mia ricerca personale proprio per cercare di far arrivare questo suono a un pubblico più vasto, cioè nel senso ho cercato di fare la mia ricerca personale musicale all'interno di questi, senza snaturare per esempio i temi, perché questa è stata una mia proprio, cioè, secondo me il tema si deve riconoscere, perché spesso in questo tipo di elaborazioni si snatura il tema, si snatura il pezzo, invece ho cercato di mantenerne comunque una, come dire, una un rigore integrità, sul riconoscimento sì. della canzone. E adesso tu ci fai sentire due brani di, diciamo, ispirazione folclorica, famoso sì, repertorio folk. Due folk song, ma non italiane però. Sono la prima è Bingeol, che è una canzone armena, e invece la seconda è Nuo Parare in Croca, che io l'ho scoperta da un, credo che in qualche dottor Djembé sia stata eseguita da... Sì, era una trasmissione dove Nuoppa la crincocca ci stava bene. Esattamente. Qualsiasi cosa fosse. Sì. Quindi sicuramente avrai... L'avevo già avuto un po' ricchiata. Sì, sì. Però no, avevate ospite Daniele Sever. Questo è un brano che
io ho scoperto grazie a Daniele Sepe come... Che è norvegese. Che è tipicamente proprio di Norvegia, Oslo Centro lui. Oslo Centro, sì. E in realtà lui aveva una cantante svedese. Ecco perché c'è questa canzone. In un disco suo storico si chiama Vite Perdite c'era questa canzone che è bellissima e quindi l'ho rifatta con Daniele, ci collaboro da sempre, per me è stato anche un riferimento perché il fatto di la cosa che mi piaceva tantissimo di lui era il fatto che non avesse nessun tipo di barriera nella musica, no? Cioè lui mischiava tutto, la musica popolare, la musica colta, la musica al jazz. E questo, quando ho ascoltato il primo disco di Daniele, sono rimasto abbastanza folgorato perché il ragazzetto di Coreno che suonava e a un certo punto sente queste cose, quindi insomma è stato per me molto importante poi l'incontro con lui e quindi appunto, cioè, tra l'altro nel disco su questo brano ci suona Daniele ovviamente, quindi bello, quindi questa biografia che si intreccia con la musica nella evoluzione dell'Auruncio. Ma sì, c'è molto di biografico comunque, certo, questo disco è uno strumento molto, molto biografico, questo uno strumento assolutamente indistinguibile da chi lo suona, direi, no? Sembra anche iconograficamente. Siamo legati. L'uomo con questo oggetto sembra che non possa avere. Ma poi respira lui, lui respira. E mi è piaciuto quando ha fatto. Quando ha chiuso i polmoni in questa maniera qua, è stato molto espressivo. E lui ci ascolta e ci guarda. Sì, 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 sì. Che strumento è? Di dove viene quello lì? Allora, questo è uno strumento che viene fatto dai castagnari. Non che l'hai sono... fatto tu? Non l'ho fatto io, non l'ho fatto io. I castagnari sono la Ferrari dell'organetto, vendono in tutto il mondo. Loro sono una famiglia, quando arrivi in fabbrica Recanati da loro dici, vabbè, insomma, ti aspetti la fabbrica, perché dicono una fabbrica, in realtà è una casa dove tu entri, bussi alla porta e entri in questo posto magico. E loro sono stati importantissimi per questo strumento perché sotto, come dire, l'impulso e la spinta dei musicisti, loro sono stati molto assenti i musicisti e hanno creato strumenti che ancora oggi, insomma, loro sono appunto... Si chiamano Castagnari? Castagnari. Il centro è Castagno. Sì, infatti, no, è Castagnaro e legno. Castagnaro. E loro sono degli gnomi, no? Se esattamente. Esattamente. Uno strumento quindi che viene direttamente dalla tradizione fantastica europea, perché anche gli irlandesi hanno gli gnomi, sì, sì, che fanno le cose, esattamente, gli elfi, sì, no? Sì. E è uno strumento, diciamo, da elfi. Benissimo, ascoltiamo questi due brani fortemente etnici e poi dopo proseguiamo verso altri mondi misteriosi. Bingo. Thank you.
Tutto qualcosa? Tutto bene? Sì, sì. Il microfono, tasca. Beh, suono bellissimo, ma mi dicevi che ogni organetto, anche se magari sono simili quelli che vendono i castagnari, poi suona diversamente, cioè è il musicista che crea un po' un suono, o è una tua interpretazione questa? No, vabbè, è un'interpretazione un po'... Allora, io credo che... Ci sono strumenti fatti nella stessa maniera, anche se poi sono strumenti artigianali, quindi non vengono mai, non sono in serie. Però questo lo diciamo anche con il mio sodale, che è Daniele di Bonaventura, che suona il bandoneon, che abbiamo un progetto insieme. E, cioè, spesso io trovo che gli strumenti un po' si, come dire... Personalizzano. Sì, cioè nel senso che alla fine sono strumenti che cambiano molto il suono nel tempo. Perché le ance si ammorbidiscono, perché alla fine è uno strumento ad aria. Ma certo. Quindi ovviamente l'aria fa un lavoro. E io per esempio nell'orchestra abbiamo comprato degli strumenti nella stessa maniera, nello stesso, cioè. Sono strumenti uguali, però che se io suono lo stesso strumento non è uguale al suono mio, quindi credo che il modo in cui lo strumento venga suonato, ogni tocco crea sì. un circuito diverso sì, tra esatto. ance, aria e quant'altro. Esatto. Bello. E quindi insomma sì, comunque è uno strumento che ha una, secondo me, il fatto che sia uno strumento ad aria, comunque è uno strumento che ha una grande anima. Sì. Spesso se ne riconosce troppo solamente quella, come dire, festaiola, certo, festosa. No, c'è delle malinconie formidabili, invece... delle basse, dei timbri, esatto. che sono insieme poi davvero molto, molto innocenti, so come dire, da suono di orchestrina lontanissima, a cose quasi sinfoniche, quasi da piccoli pezzi di composizione di musica contemporanea, sì, cioè sì. da esercizi di composizione, quindi è molto duttile come strumento. Sì, e poi è un piccolo organetto, perché alla fine è un piccolo organo portatile, certo. no? Nasce anche un po' per quello, anche se era più piccolo prima, come il bandoneon, che nasce
per Bandoneon ha avuto una fortuna diversa. Il Bandoneon ha avuto la fortuna di, a livello globale, di avere un certo Astor Piazzolla, un compositore che lo ha, che comunque ormai a livello globale, c'è stato Dino Saluzzi, ce ne sono tantissimi che hanno portato questo strumento, però adesso viene riconosciuto anche nella musica colta come uno strumento, come dire, colto, uno strumento, sì, sì. Anche se penso Piazzolla abbia faticato in Argentina, perché insomma in Argentina era lo strumento del tango e del ballo, del folklore, invece lui l'ha sdoganato, spostato. L'ha spostato completamente da quei lidi. Il Sud America, però, adesso sì. Cioè, due pezzi sudamericani, c'entra con questo strumento in quanto emigrante? È uno strumento un po' da emigrante. Esatto, hai detto la cosa più giusta. È uno strumento che in realtà non nasce in Italia, anche se molti pensano che sia, cioè, visto che la grande produzione appunto è nelle Marche. Certo. È uno strumento che nasce in Germania, in Austria, nei paesi mitteleuropei. Ci sono insomma varie tesi. Una delle più accreditate è che è uno strumento che serve per accordare, quindi non serve nemmeno per perciò accordeon si chiama fuori, no? Qualcuno dice per dare gli accordi invece ai cantanti. E quindi ovviamente come il bandoneon invece nasce sempre in Germania e nasce per essere un organo portatile. Esatto, per suonare nelle chiese di montagna. E infatti il repertorio iniziale del bandoneon è Bach, e insomma il repertorio classico. Certo. Poi arriva in Argentina, così come l'organetto arriva in Italia, così. Ma lo strumento fisarmonica, organetto, fisarmonica un po' dopo, ma l'organetto, insomma, in tutto il mondo. Per esempio in Brasile c'è una fisarmonica che si chiama, un organetto che si chiama Gaita Ponto, che è praticamente un organetto. Ma per esempio c'è un grandissimo compositore jazz contemporaneo che si chiama Hermeto Pascual, che lui suona, non sapendolo suonare, lui suona l'otto bassi, che si chiama appunto, loro lo chiamano otto bassi, e fa delle cose che io non cioè penso in tanti ci abbiamo riprovato, ma è impossibile. Quindi è uno strumento che si trova ovunque, si trova in Louisiana. Lo chiamano Melodeon, Squeezy Box, e nel blues, primo blues c'è. È un mutante, cambia nome, sì. Ma rimane, si traveste e cambia. Gli utilizzi cambiano. Il Pasquale è formidabile, è vero, sì, ma lui suona anche l'acqua, se per questo. Sì, no, beh, lui suona tutto. Anche lui suona l'acqua, tutto. Per cui un otto tasti per lui è anche troppo. Beh, ho capito. E l'accordeon è parente di questo? Ma in realtà all'estero è un po' tutto. Cioè, quando dicono accordeon, infatti c'è sempre il problema di come tradurre questo strumento. Nel disco, per esempio, c'è anche, oltre a uno scritto tuo, che poi spero ci leggerai. No, ti ho letto un pezzo prima. Un pezzo, magari tutto, non lo so, dove deciderai tu. E Maurizio Camennone, c'è anche uno scritto di Jeff Wesley, che l'abbiamo lasciato in inglese insieme all'editore Squilibri, che ringrazio, perché come hai detto tu, Mimmo, sono delle opere, praticamente sono delle, non è solo dei libri, esatto, sono dei libri, quindi è bello proprio acquistare l'oggetto. No, ma poi anche la grafica che c'è dentro, Staino, in qualche modo è un lavoro collettivo, multimediale, c'è un'intelligenza collettiva e si muove intorno a uno strumento, un musicista, quindi in quest'epoca così fluida, sì, fare un po' di concentrarsi su quello che stiamo producendo è doveroso, e quindi Squilibri fa questo lavoro di precisazione di una serie di temi musicali intorno a dei musicisti e degli strumenti, fa benissimo a farlo con dei bei prodotti. Detto questo, non mi ricordo che stavamo dicendo, però non no, fa niente. Non stavamo parlando dell'accordeon, delle cose, della traduzione appunto, nel mondo. Jeff, praticamente lui aveva scritto bandoneon, perché in inglese è difficile da tradurre organetto, tanto che parlando dice, vabbè, ma lasciamo organetto in qualche situazione quando mi ti capita di tradurre la traduzione per il concerto, per la spiegazione del tuo concerto per l'estero, no? E invece, vabbè, alla fine è difficile da tradurre. Beh, secondo me io troverei una traduzione in inglese tipo da The Voice of Aurunci Voice, una roba così, qualcosa di più sofisticato, di più specifico, di più, capito? Esatto. Che attacchi subito. Sud America, grande mondo musicale, grande, diciamo, fonte di ispirazione per questo tipo di voli, di respiri molto, molto pianure, montagne. Sì.
Che cosa ci fai sentire? Vi faccio sentire due brani, sono il primo è nel disco, è suonato insieme appunto a Daniele Di Bonaventura, che ha un vestito e un amor di Fito Paez, poi reso quello famoso che lui la suonò perché la dedicò alla, all'attrice di Almodovar, quella di La Bionda. TV, quella di... sì, esatto. Che sì. Poi la riprese Caetano Veloso. Però voglio dire, la storia è questa, sì, io lo so. Cioè, lui vede la signora bionda dei film di Almodovar, che è tutto su mia mano, no, cos'è? Quello film dove c'è anche Caetano Veloso che canta Cucuru Cucu Paloma. C'è un film e lei è la protagonista, è un'attrice simbolo, totem di Almodovar, una bionda molto bella argentina. E lui la vide in questo caffè e si innamorò. E scrisse la canzone, e gli diede la canzone, e si innamorarono tutte e due, e poi sono sposati. Ah, bellissima, la storia di Aurunca proprio, capito? Sì, assolutamente. La tipica storia Aurunca. E quindi è una canzone fortemente pregnante e da fidanzati, hai fatto metà a me. Sì. E l'altra invece è Luna Tucumana, che accenno, in realtà non è nel disco Luna Tucumana, è un mio grande dispiacere, ma il disco già c'ha 16 tracce, quindi insomma andavamo verso... 17 non era bello. Sì, però insomma ho deciso di... E però la suono lo stesso perché... Perché ti piace, che esatto. È di Atahualpa. Vai. The voice of Aurunci in Un vestido, un amor. Thank you.
Diciamo qualcos'altro di questo disco. In questo disco partecipano, cantano un sacco di persone. Elio, Sergio Cammariere, Neri Marcorè, che dice delle cose con Sonia Bergamasco, io medesimo, Petra Magoni con Spinetti, Musica Nuda, e poi Peppe Voltarelli. Mm? Sì. Vedo scritto anche Juan Manuel Serrat, c'è anche lui che canta? Sì, perché... Che è successo? Nel Manichino, che è il suo brano poi tradotto da Gino Paoli, sì, sì, che abbiamo realizzato io e Sergio in duo su questo disco, abbiamo registrato. In realtà c'è un piccolo cameo di Serrat che recita, la parte recitata la fa lui. Quindi poi è bello c'è, che... Certo, c'è poi interventi come Seppe, Angelini, di Bonaventura, Vacca, l'Orchestra Bottoni, e c'è Antonella Costanzo. Beh, un sacco di gente, insomma, quindi è una pietra miliare nella storia del rapporto tra questo, tra The Voice of Aurunci e la canzone d'autore internazionale, direi, insomma, mi sembra un lavorone. Speriamo, sì, insomma, poi realizzarlo in tempi di pandemia, perché ho finito di registrare, allora, il grosso, perché poi è un disco, soprattutto di organetto solo, perché certo, le voci si sommano sempre a me, gli strumentisti, sì, si sommano sempre a me, a questo sistema, e in realtà l'ho realizzato, le quattro registrazioni ho registrate da Valerio Daniele, che è un bravissimo fonico, che è giù in Salento, nel suo studio, e dal 4 all'8 marzo. L'8 marzo poi sono il 9 si è Roma, bloccato tutto. Quindi è stato, lo dovevo presentare l'8 aprile dell'anno scorso, quindi insomma era un disco pensato, molto pensato prima, ma poi volevo avere una realizzazione molto rapida. E in realtà poi è andata così, quindi sono saltate tante date, è saltato certo, tutto un bel programmino ma di molti cose. Molti prodotti sono stati gestiti, la gestazione è stata durante il virus, è interessante questa. I prodotti del virus. In realtà si è anche ampliato poi durante il virus, quindi il virus ci ha vaccinato questo disco e l'ha fatto crescere, perché poi si sono aggiunti altri ospiti, insomma, si è un po' allargato. Okay. Vabbè, giustamente stava a casa. E... Ma quindi la creatività del febbricitante stava a casa. Però si va verso la fine con due canzoni italiche. Sì. E quindi giustamente tu vieni alla canzone d'autore, la conosci bene, hai scelto due autori che sono Pino Daniele, sì, se non erro, e Battisti. Sì. Il mare e i giardini di marzo. Perché hai scelto queste canzoni qua? Guarda, soprattutto i giardini di marzo. Che in realtà era quella che mi metteva più paura. Il mare è una canzone che ho sempre amato, proprio di Pino Daniele. Forse non una delle più famose, ma veramente l'ho amata. E poi si prestava moltissimo si a questi presta giochi. Molto, questo lo capisco. In questi sì, giochi. E i giardini di marzo invece l'ho realizzata per una serata... insomma, mi è stata richiesta per una serata organizzata dal giornale Vinile e praticamente mi hanno chiesto specificatamente di fare questo brano, che un po' mi metteva paura, come è stato per Azzurro, che mi è stato richiesto per un progetto sempre di Squilibrium che è sul 68, realizzato da Sacchi e da Staino. Uh-huh. E quando mi hanno chiesto di fare un Azzurro per organetto solo, avevo paura di non renderlo troppo nazional popolare, perché nazional popolare Azzurro, nazional popolare l'idea dell'organetto, e quindi per questo ho cercato di stravolgerlo. Nei giardini di marzo invece la paura era quella di suonare una cosa troppo distante dal mio mondo. Certo. E quindi è diventata un po' una cosa più psichedelica, intima, un po' psichedelica, molto sì, molto sembra una partitura originale in cui l'organetto fa cose tenuissime e poi larghissime. È bella l'escursione proprio proprio anche del suono, da un suono molto sottile a queste ampiezze, a questi volumi. È bello, proprio uno strumento che respira. Eh sì, questo è... E nell'enigmatico, nel Battisti più enigmatico, perché sì, nessuno sa niente di quel campo di grano, della poesia di un amore profano. La paura di essere presi per mano da chi poi nel campo di grano, non si sa se è l'uomo che chiamava gelati oppure l'uomo che parlava ai gelati, com'era la storia. Cioè, c'è questa confusione tra i gelati, l'amore israelita, il campo di grano, la paura di essere presi per mano, che anno è, che ora è un momento di confusione grave, però di confusione e di crescita, capisci? È quando si diventa...
più adulti e tutta l'adolescenza, la giovinezza si esplodono e diventa un'altra cosa. Questo credo che sia quella canzone. No? Sì, 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 giusto, sono d'accordo. Quindi la voce degli Aurunci nelle due canzoni, Il mare e Il campo di grano. Thank you.
Molto bello. Anche questo vale il discorso su Conte, no? Se potesse sentirlo, Battisti credo che sarebbe molto contento. Perché poi è un'escursione di cose dalla memoria dell'orchestra, della sotto sotto che arriva all'inizio, poi la canzone, poi sembra, ho visto arrivare improvvisamente un baritono che canta molto, molto, diciamo, con fraseggio molto cantato. Poi è arrivata Grace Jones, non so perché, a un certo punto e ha preso il campo per poi tornare in questo. Però insomma è un grande pezzo, passaggio dal turbamento dell'adolescenza alla certezza del giovane amante, insomma è tempo di vivere con te, e non tremo più, le mie mani non tremano più. Quindi un bel pezzo di evoluzione, adattissimo a questo strumento che rivela in questo pezzo una grandissima duttilità. Quindi, sì. Infatti alla fine è uno dei brani che secondo me nel disco... È un piccolo classico un po', insomma. Poi unisce vari mondi, no? Perché c'è questo inizio molto intimo che poi invece dopo questa parte quasi psichedelica dopo Grace Jones, esatto, da arrivo improvvisamente della grande figura della... concludiamo questo viaggio con, ma io penso sia un piccolo caposaldo questo disco, voglio dire, no? Del lavoro sul... Detto da te, per me, insomma, no, a me sembra molto interessante, perché invece che sentiamo le gamme espressive di uno strumento come questo, giustamente condivise da molti compagni di strada, da molti interpreti che arrivano, parlano, è buono come base per recitarci sopra, ci riesce a fare un po' di tutto quanto. Il disco è anche ottimo per metterlo sotto i tavolini. Quello sempre. Quando sempre. E che dire, concludiamo con questa tiritera delle canzoni. Voglio dire, anche io ho scritto delle cose notevoli su, non so quanto tempo ci sia. Laurunco. Uno dei pregi più evidenti di Alessandro d'Alessandro è che è difficile scordarsi il cognome se conosci il nome. E la stessa cosa dicasi del contrario. Questo dote non è trascurabile, credo che sia una chiave di lettura del personaggio, dall'idea di un tipo pratico che quando è parte arriva e quando arriva in qualche modo parte. Suggerisce questa sciarada onomastica anche la doppia apertura, la simmetria, la polifunzionalità, virtù che si estendono allo strumento, una specie di scatola di legno che curiosamente si apre in mezzo grazie a una sorta di soffietto che ha due estremità simili a destra e a manca, agitando le quali, o per meglio dire distanziandole, riavvicinandole, emergono i suoni, che sarebbero quindi la D apostrofata tra i due nomi, a questo punto tra i due Alessandri. La compattezza dello strumento in questione sembra suggerire al compatto d'Alessandro l'idea di una scatola magica che contenga tutto il suonabile in una specie di cubo. Un cubo magico che quando si apre e si chiude moltiplica le note grazie a misteriose protesi alambicchi elettrici che ne decuplicano le voci finché le linee melodiche e i contrappunti che sorgono tutto insieme dal magico oggetto non vanno a circondare, a vinghiare, stringere il suonatore medesimo che ne viene ricoperto né più e nemmeno come un mantello di edera, di vincastri, di vimini e in diversi casi il pubblico ha dovuto estrarre a viva forza da questo sviluppo di note che minacciava di strangolarlo, il D'Alessandro medesimo, e via dicendo. Ma lui, questa è anche la letteratura d'avanguardia. Non diciamo tutto, se no non lo comprano. Non lo comprano. Vabbè, questa canzoncina invece l'ho scritta io su suggerimento del nostro amico. Io ritenevo dovesse essere cantata da molte voci, poi alla fine è stata cantata da due voci, no? Sì. Che sono la mia e quella di Elio, che gentilmente salutiamo in questa occasione. Ciao Elio. Va bene. L'idea, quando ha fatto sentire il brano, come si dice in questi casi, dopo 12 notti di riflessione, ho pensato che potesse essere adatto a una tiritera di canzoni, come non tanto una canzone, ne abbiamo parlato in macchina,
girando, camminando, mi ricordo ci eravamo visti in Piazza del Popolo, una sua specie di grosso. Sì, c'ho ancora le registrazioni sul cellulare. Sì, un grosso carrettone su cui viaggiava lui vagando. E dico, ma potremmo fare una canzone di tante canzoni che dicono chi sono. Io sono la canzone di questo, io sono quella canzone là, io vorrei essere questa, io vorrei essere cantata così, una specie di affollamento di canzoni del passato, esistenti, non esistenti, e quindi la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano, questa è appunto fuori questo. Non so come è venuta, ora se la cantiamo la canto io. No, vabbè, è il singolo, diciamo, che si trova anche... Che, insomma, in giro nelle cartolerie, sì, sì. Esatto, sulle piattaforme. È il prologo perfetto per questo disco, no? Visto che il disco si chiama Canzoni, come non immaginare delle canzoni che volano? Certo. Quindi è proprio il prologo. Sì, io sono favorevole, tant'è che l'ho fatta e mi piace molto. Il problema è che a cantarla adesso in diretta io non si è mai fatta. Esatto, quindi questa... È un po' uno scioglilingua, quindi mi incepperò, ma tu vai avanti. Vado avanti, va bene? Vado avanti. Quindi per la prima volta live nel mondo. The Voice of Orucci. Perché tra l'altro questo è un brano molto... Cioè, dove c'è anche la batteria, il basso, la chitarra elettrica. Tutto. L'abbiamo fatta più ricca, questa qua l'ho fatta. L'hai fatta più ricca. In realtà rispetto al resto del disco. Quindi, insomma, proverò io sempre con un po' di... Va bene, andiamo in Nicoli. Vediamo cosa ne esce fuori. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Mi preparo, sai. Tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la canzone di quel signore che sognava di andare nel cielo dipinto di blu. Questa è la canzone dell'amore perduto che un giorno è venuto ma poi non c'è più. Questa è la canzone della bella bambolina che diceva sempre gna 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 gna. Questa è la canzone di quel signore delle emozioni che guida fari spenti che poi si schianta. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la canzone della risposta nel vento. Questa è la canzone del vecchio frac. Questa è la canzone del pensiero stupendo. Questa è la canzone del trollalala. Io sono la canzone della papa col pomodoro. Io parlo d'amore, mi chiamo Mario. Io sono la canzone di quel signore che dice: scusa, ma noi non dovevamo vederci più. Ehi, questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Io sono la nave pirata che nel porto all'affonda sta. Io sono la bella gitana che n'a jamais connu de loi. Io sono la canzon del cosacco che un dì con lo scudiscio ti frustena. Io sono la canzon del cinesin che l'indonello indovinela. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Hey! Io sono la canzone della ragazza che camminava con lo zainetto che la guardava quel cantante là. Io sono la canzone che era tutto azzurro e stavo dai preti ma tanti anni fa.
Io sono la canzone di Maracaibo. Io sono la canzone Je veux et je viens. Io sono la canzone che è già stata cantata. Io sono la canzone che ancora non c'è. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Questa è la tiritera delle canzoni che volano. Okay. Si è finito insieme, quindi è un pezzo jazz. Grazie a Alessandro D'Alessandro, questo nome così simmetrico, a Mimmo che ha preparato la produzione, a Squilibri che ha creato tutto, a Staino che ha fatto la copertina, agli Aurunci per aver protetto questo frutto degli Aurunci, al nonno per aver insegnato l'uso delle campanelle all'Aurunco. E che altro a questi? A chi io vorrei ringraziare gli altri musicisti che non sono stati citati, sono Raffaele Difensa, marimba e percussioni, batteria, Antonio Ragosta chitarra elettrica, Mario Mazzenga al basso e tutta l'orchestra Bottoni che insomma abbiamo citato. Vabbè, in realtà l'abbiamo già citata, solo che non citiamo tutti. Certo. Antonella Costanzo, ringrazio Duccio Pasqua che ci ha messo in contatto anche con Elio per insomma, cantare questa canzone, e poi ringrazierei anche l'Officina Pasolini, tutto lo staff per... Certo, gli Aurunci, io ringrazierei soprattutto gli Aurunci, perché queste cose non nascono mai a caso, prima o poi le voci di un popolo emergono dalla lontananza che sono state ingiustamente, capito? Giusto. Infilate e escono fuori sotto forma di questo uomo e di questo organetto. Quanti anni ha lei, D'Alessandro? 36. Pochissimi. 37 a gennaio. 37 a gennaio, questo è un dettaglio che poteva essere. Però, sai, ormai da 36 compiuti sei adulto, perché sì? Sì, ormai i bandi, quelle cose, perché io non ho mai preso uno di un bando di quelle cose regionali, nemmeno uno, ho partecipato, ma non, però finisce l'età giovanile intendendo i bandi, adulto, sei fuori bando. Sono fuori bando, sono ho adulto. Capito, vabbè. In realtà suono ho iniziato a suonare 9 anni e ho l'orchestra insomma a giro da 13-14, quindi insomma un po' di anni. Ringraziamo quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci, il disco è molto bello, compratelo e rendete ricco quest'uomo. Grazie, grazie David, grazie per tutto. Prego.